Noi non chiediamo la riapertura immediata, ma chiediamo che si lavori affinché questa riapertura sia garantita. Vogliamo che siano stanziati fondi, che vengano comprati dei tamponi rapidi in modo tale da poter effettuare uno screening nelle scuole e rintracciare i casi. Allora noi siamo stanchi di stare dietro uno schermo per 6 ore, con persone che arrivano alla fine della giornata scolastica con un mal di testa insopportabile e persone che stanno perdendo decimi su decimi per via di una didattica che non è didattica. Che cosa ci manca? Ci manca stare con i nostri compagni, non abbiamo più la possibilità di parlare, anche soltanto con il compagno di banco. Ci manca lo sguardo di un professore che insegna più di 1000 parole. Ci manca stare tra di noi, ci manca socializzare, perché la scuola non è pura nozione. La scuola è imparare a stare insieme, è imparare a vivere in una società. E senza una scuola in presenza questo non è possibile. Noi siamo qui in Piazza Maggiore a chiedervi da un sacco di tempo una didattica in presenza sicura e non ci fermeremo se non ce la darete. Guardateci, ascoltateci, prima di dire qualsiasi cosa, immedesimatevi in noi. Che cosa avreste fatto se aveste avuto 14, 15, 16 anni, 17, 18, 19 e aveste vissuto in questa situazione? Che cosa avreste fatto se foste stati al nostro posto? Abbiate un po' di empatia, cercate dentro di voi l'adolescente che eravate una volta e cercate di piazzarlo qui con noi in questo momento. Siate con noi! La scuola deve essere una priorità nel discorso politico attuale. Sono state riaperte tantissime attività, sono state riaperte tantissime cose, ma la scuola continua ad essere chiusa. Noi chiediamo un'altra volta, ancora, con la nostra voce di studenti, che la scuola venga riaperta e venga riaperta in sicurezza, perché non possiamo continuare a rinunciare ad una cosa così importante. Se le condizioni non lo permettano, che almeno sia trattata alla pari delle altre attività e anzi dovrebbe ricoprire un ruolo privilegiato.